Tornati sul mio canale, io sono Cinzia, dal 2012 mi occupo di recensioni letterarie sul mio blog Sapore di Libri. Il libro di cui vado a parlarvi oggi non è la mia ultima lettura, ma è un libro che ho letto circa una decina di anni fa e mi è tornato in mente proprio in questi giorni perché ho di recente ascoltato una canzone, che è una canzone di Ruggeri, Primavera a Sarajevo, e mi ha riportato appunto a questo libro proprio perché questo libro è ambientato prevalentemente a Sarajevo e il libro è Venuto al mondo di Margaret Mazzantini. Questa è la copertina. La Mazzantini per me è una in assoluto delle autrici migliori di tutti i tempi. Di lei ho letto praticamente tutto, dai primi libri, da Manola, Catino di Zinco, Non ti muovere, che è stupendo, sia il libro che il film, è splendore. Questo non l'avevo letto perché sapevo che trattava tematiche molto difficili, come appunto la guerra a Sarajevo, e insomma tematiche che secondo me avrei avuto difficoltà ad affrontare, per cui non l'avevo proprio mai letto. E successivamente, anni fa, sempre una mia collega mi disse che era 6 mesi che stava leggendo questo libro e che lo stava trovando molto monotono, molto ripetitivo, che insomma non riuscivo a prenderla. E questo mi ha fatto abbastanza strano perché comunque conosco la Mazzantini, appunto ho letto tutte le sue opere, so che le sue opere sì, possano essere complesse, possano essere, avere parole ricercate, un linguaggio aulico talvolta, però sicuramente non sono noiose, non sono ripetitive né monotone, perché io le emozioni che ho trovato nei libri della Mazzantini raramente le ho trovate in altri libri, per cui nonostante appunto la tematica difficile ho deciso di leggerlo e penso di aver fatto benissimo perché per quanto sia un libro duro, tosto, un libro proprio che ti entra dentro, ti dilania, però vale la pena appunto di leggerlo. E appunto per me è stato difficile, soprattutto perché appunto parlando di guerra, in certi momenti ho sentito proprio durante la lettura la necessità di staccarmi, quindi mi prendevo delle pause magari di un quarto d'ora, 20 minuti, perché nella lettura sembrava proprio di essere lì in guerra, quindi mi sentivo l'ansia, mi sentivo come se dietro di me ci fossero i cecchini pronti a spararmi, oppure se da un momento all'altro una bomba potesse arrivare, a distruggere casa, per cui da questo punto di vista è un libro molto ma molto intenso. E un'altra particolarità di questo libro, vabbè, non c'entra niente con la trama, ma è una particolarità, una curiosità che ci tengo a dire. E 10 anni fa ancora non leggevo sul Kindle, e il libro non l'ho comprato, ma l'ho preso in biblioteca. E quindi è stato bello durante la lettura vedere le frasi che persone prima di me avevano sottolineato e che erano bene o male le stesse frasi che ho sottolineato io, per cui c'è stata questa, diciamo, condivisione a distanza con altre persone. E di cosa parla questo libro? Questo libro, come dicevo, affronta delle tematiche molto difficili. Una è la guerra a Sarajevo, perché è ambientato nella Sarajevo di inizi anni 90, durante appunto l'assedio di Sarajevo, e poi parla anche del desiderio di maternità, di questa maternità negata che diventa una sorta di ossessione. E la storia comincia all'inizio del 2003, del 2000, sì, anni 2000, 2003-2004 a Roma. E Gemma, che è la protagonista, vive lì con il suo terzo marito, Giuliano, e il loro figlio Pietro. In realtà Pietro non è figlio di Giuliano e come si scoprirà poi leggendo il libro, il vero padre di Pietro, che è Diego, per diverse motivazioni non ha voluto prendersi cura del bambino, per cui il bambino è cresciuto a tutti gli effetti con Giuliano, che è diventato il compagno di Gemma quando Pietro era praticamente ancora in fasce. Lui lo considera a tutto e per tutto suo padre, anche se sa che in realtà suo padre non è lui, ma è un'altra persona. E appunto all'inizio del 2000, Goico, che è un amico di Gemma, che vive appunto a Sarajevo, la contatta dicendo che ha dato il via ad una mostra fotografica dedicata a Diego, al padre appunto di Pietro. Quindi Gemma e Pietro volano a Sarajevo in modo che, vedendo questa mostra fotografica e vedendo la città in cui è nato, Pietro possa appunto tornare un po' alle sue origini, scoprire la storia del padre e vedere appunto i luoghi in cui la sua vita ha avuto inizio. E quindi appunto Gemma e Pietro vanno a Sarajevo e rivivono, soprattutto Gemma rivive tutto quello che è successo 15 anni prima, anche prima di 15 anni prima, dal momento in cui ha conosciuto Diego fino a quando appunto è nato Pietro. E la protagonista di questa storia è appunto Gemma, e Gemma non, è difficile non provare un'empatia per questa donna che appunto ne vive, ne passa veramente tante.
e per questo suo desiderio così forte di maternità. C'è da aprire una piccola parentesi. La Mazzantini ha avuto quattro figli ed è stata bravissima in questo libro però a descrivere le sensazioni di questa donna che cerca in tutti i modi di avere un figlio e non ci riesce, le sue frustrazioni, le umiliazioni, il dolore. È stata veramente, veramente molto brava. E appunto dicevo, si empatizza con questa donna, però guardandola meglio, questa Gemma in realtà è una donna molto egoista. Egoista perché il suo desiderio di maternità è talmente forte da diventare ossessivo e da farla diventare un'altra persona, da portarla a scavalcare qualsiasi persona pur di arrivare appunto a diventare madre. Quindi tutti i personaggi che ruotano intorno a lei sono come delle pedine che devono servire per farla appunto portarla al suo traguardo, ovvero diventare madre. Lo stesso Diego, che ha per lei un amore sconfinato, loro si erano conosciuti appunto inizialmente e era stata una storia di attrazione fisica, però poi si erano innamorati, lei aveva lasciato il suo marito per lui e era nato questo amore fortissimo, questo amore passionale, questo amore totalizzante. Loro volevano un figlio, lei rimaneva incinta ma non riusciva a portare a termine la gravidanza, fino a scoprire appunto che lei non poteva avere figli, per cui decidono di andare a Sarajevo, dove si erano appunto conosciuti, per avere un figlio con un'altra modalità. Lei, non potendo avere figli suoi, perché l'utero, diciamo, aveva l'utero che gli espelleva il feto, lo riconosceva come appunto qualcosa di estraneo, per cui lei non poteva portare a termine neanche una gravidanza, una fecondazione assistita. Per cui loro vanno a Sarajevo con l'intento di trovare una donna che si presti a fare, diciamo, da surrogato, da utero in affitto, quindi, ma neanche da utero in affitto, proprio che faccia un figlio con Diego. E per cui Diego alla fine diventa una sorta anche lui di oggetto. Lui ama tantissimo Gemma, però viene buttato fra le braccia di un'altra donna soltanto per soddisfare il desiderio di maternità di Gemma. E lui lo fa con amore, lo fa per Gemma, con tutto quello che poi ne consegue. La stessa Aska, che è la ragazza che si presta appunto dietro compenso a fare un figlio con Diego e poi a lasciarlo nelle mani appunto di Gemma, viene usata come una pedina, perché dal momento in cui lei partorisce, Gemma non si preoccuperà più di lei, non penserà che magari c'è questa donna in giro per il mondo che ha avuto un figlio e che lo ha ceduto per lei, quindi che è stata una sorta proprio di contenitore. Ma lei avrà paura, anzi la vuol proprio scacciare dalla sua vita questa donna, perché ha paura che lei possa ripresentarsi e avanzare delle pretese. E anche lo stesso Giuliano, che è il terzo marito di Gemma, ha un ruolo molto marginale in questa storia e viene usato, diciamo, come appiglio, perché lei lo conosce nel momento in cui si trova in una situazione devastante, perché è sola con un bambino, non sa cosa fare, non sa dove sbattere la testa e quindi si attacca a questo uomo che la ama molto. E io questo uomo me lo sono sempre immaginato con la faccia di Castellitto, perché sapevo proprio che era stato girato il film e che Castellitto, che è appunto il marito della Mazzantini, interpretava la parte di Giuliano. Nel libro Giuliano, ripeto, ha un ruolo marginale, però le scene in cui compare sono delle scene veramente dolci, delle scene quasi poetiche. E la particolarità di questo libro, ripeto, è un libro molto molto intenso, un libro duro, un libro che scava dentro, che ti dilania. E appunto la particolarità è che quando si arriva alla fine del libro, quando mancano ormai una settantina di pagine e si pensa di essere già arrivati alla conclusione, che ormai tutto è scritto e quindi siamo addirittura d'arrivo, in realtà lì c'è un evento che sconvolge tutto, un evento che a me mi ha stravolto veramente, mi ha lasciato attonita, un evento che fa veramente male a leggerlo e ho avuto difficoltà, sinceramente, ho avuto anche la tentazione di saltare le pagine perché era una cosa, insomma, abbastanza che prende. Ora non voglio fare spoiler, però qualcosa ha impatto emotivo molto forte. E però la morale di questo libro qual è? Che per quanta disumanità ci possa essere, per quanto dolore, per quanta violenza, dal male scaturisce sempre il bene che vince. E leggendo il libro poi ovviamente si capirà il perché il bene vince sul male. E questo libro io lo consiglio, vi faccio nuovamente vedere la copertina. Venuta al mondo di Margaret Mazzantini, ripeto perché è un libro duro, tosto, che però rimane nel cuore. E vi invito anche a guardare il film, ripeto, la particolarità dei film di Castellitto, che è appunto il marito della Mazzantini, sono che sono veramente veramente attinenti al libro, perché la Mazzantini, oltre appunto a scrivere il libro, si occupa delle sceneggiature dei film, quindi sono veramente veramente attinenti.
È un libro appunto coinvolgente, un libro poetico a tratti dilaniante, straziante, che però almeno una volta nella vita va letto. Per quanto appunto sia stata dura, perché anch'io l'ho letto a tranci, perché ogni tanto sentivo proprio il dovere, cioè il dovere, il bisogno di staccarmi perché mi mancava proprio, mi causava uno stato d'ansia, però ne vale la pena, per cui ve lo consiglio. Venuta al mondo di Margaret Mazzantini. E io poi vi volevo ricordare, come sempre, i miei libri. Ho sbloggato. E l'ultimo, che è appena uscito, che è A briglia sciolta. Entrambi potete trovarli su Amazon, su IBS, sulla Feltrinelli, Mondadori Store, Libraccio.it, oppure prenotabili direttamente in libreria o anche in versione ebook, sempre dagli store che vi ho detto prima, quindi Amazon, IBS, la Feltrinelli, Mondadori Store e Libraccio.it. E di cosa parlano i miei libri? I miei libri raccontano di storie vere e che hanno a che fare sia con me che con persone a me vicine. Quindi ho, come dico sempre io, fotografo la realtà e ve la racconto. Osservo la realtà e ve la racconto. E poi vi ricordo, quindi, questi miei libri, poi vi ricordo che per chi volesse leggere le mie recensioni, il mio blog è Sapore di Libri, www.saporedilibri.blogspot.com, dove scrivo appunto le recensioni scritte, scrivo le recensioni scritte, non si può sentire, scrivo le recensioni dei libri che leggo e c'è anche una sezione a parte dove ricopio, dove trascrivo appunto le frasi dei libri che maggiormente mi hanno colpito. Per chi volesse propormi un libro da recensire, visto che recensisco anche opere di autori emergenti, può contattarmi a saporedilibri@chiocciolalibero.it. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito a leggere Venuto al mondo e anche i miei due libri. Ho sbloggato e A briglia sciolta. E niente, vi auguro una buona giornata. Alla prossima, ciao, grazie.